Ciao a tutti ragazzi, sono Celofidi, se questo andiamo a battere la Peregina, quindi andiamo. Ok ragazzi, le nostre ricerche della Peregina sono state vane, non l'abbiamo trovata da nessuna parte, quindi abbiamo deciso di cercare, cioè di andare all'inferno. Qui ho già fatto tutta la strada molto molto lunga per raggiungerlo, quindi ci vediamo là sotto. Ragazzi, ho ucciso un mostro strano e mi ha dato questa roba. Un gladiatore. Che bello! Cos'è? No, Puoi divertirti. cosa fa? Non fa un cavolo! Ah, fa male! Quanto fa? 29. È Beh. forte! Più forte del dardo d'acqua, che è quello che usavamo prima. Forte. Ok, abbiamo raggiunto dunque l'inferno. Mettiamo giù una corda per scendere. Aspetta, quante corde devo mettere? Ok, va bene. Possiamo scendere. Vai. Eccoci, questo è l'inferno, ragazzi. E A chi voglio uccidere? qua non c'è nessuno, non c'è nessun boss. Però, per ora. Però ci sono le frecce di fuoco infernali. Che non ci servono. Ma io volevo vedere se c'è tipo Ma delle ceste. certo! Ah, sto per entrare nella lava. Ho preso fuoco. Ok. Tutto ok. Per fortuna il mio demone. Ci sono dei demoni. Ci sono dei cosi volanti! Già. Si può rompere questo blocco con il piccone di cactus? Fa schifo il piccone di cactus, però. Sì, si può rompere. Andiamo sotto. Vedo un pipistrello di fuoco. Ok. Un demone! Non riesco a raggiungerlo. Là sotto avevo visto una chest. Andiamo. No, mi sa che ci vuole la chiave. Vediamo. No, sì. Oddio! Un altro vermone! Questo ancora più power. No, non sempre. Ecco, già morto. Era più bello. Ah, brucio! Levati che brucio! Brutto slime! Sto andando a fuoco! Ok. Cos'è questa? La prendo? Non la prendo. Ok, procediamo oltre adesso. Sì, scrivo. Sì. Ma la lava non mi dà fuoco. Sì, allora, anche se c'è la live di Lion, scrivo sì. Ma cosa hai detto? Sì. Cosa? Ma tua mamma, tu mi hai detto di dirgli sì. Ma no, io pensavo sì, l'amicizia. Digli cosa ti ha detto? Fa! Andiamo a Scusa, sto fare un. registrando in questo momento, parlami. Andiamo a fare un giro a Taggia, vuoi andare a Taggia? No, non ci. Sto morendo, Marghe, grazie a te. Grazie Mario, brava, Ecco, complimenti, brava così impari. grazie. Devo Sei stato ritornare qua proprio. giù ora. Ok ragazzi, ci siamo imbattuti mentre cercavamo la Peregina di nuovo nei tre cuori di Cthulhu e li faremo esplodere per evocare il cervello di Cthulhu. Io devo sconfiggere il cervello di Cthulhu, Marghe, non posso guardare quelle immagini lì al momento. Chi l'ha messo? Ok. Molto Allora, veloce. questo mi ha dato una pistola. Laser. The Under fastidioso. Cosa fa? Spara. E quanto fa? Rilevato. Sto guardando. Questo fa 12, questo fa 32, è molto più forte il moschetto. Bene, possiamo anche buttarla via. Però la terremo al posto di questa pozione qui. Bene, ora distruggiamo gli altri due. Cos'è? Questo sembra strano. Questo mi incuriosisce, però. Ti ispira. Mi incuriosisce. Ok, attento ragazzo. Oh no! Mi sono stavo per esplodere. Questo mi incuriosisce, dicevo. Buttiamo via questo. Crimson Road. 12 di danno fa schifo. Lancia delle nuvole acide. Ma fa 12 di danno. Lancia queste nuvole. Che fanno danno a chi viene colpito, bello. Soprattutto non l'ho mai visto da nessun altro su internet. Vediamo, ok, siamo pronti. Sei il primo proprietario! Brain of Wow! Cthulhu. Cos'è questo? Aspetta, prima voglio prendere questo. Eccolo lì! Il cervello di Cthulhu! Marghe, guarda com'è bello! È il cervello di Guarda quanto è Cthulhu! bello, Marghe! È bellissimo, Gli guarda! spariamo queste! Cim 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 cim, Ma che così sono? che. Ciambelle? No, sono occhi. Non so che erano ciambelle. Occhi Ma si devono malvagissimi. sconfiggere gli occhi, non l'altro.
E cosa sta facendo così? Faccio molto danno a tutti quanti. Guarda com'è forte questa. È un flash. È morto? Ah no, ho ucciso gli occhi. Ok, ora è il momento del cervello, dai, muori. Mi ha dato delle cose che mi servono. Muori. Usa dardo d'acqua. Il dardo d'acqua. Dardo d'acqua. Dardo d'acqua. Ora sei fottuto, questo dardo. Capito, gli stai sì. No, no, il coso per la vita. Prezzo, dov'è? Eccolo. Muori. Muori. Questo mi serve. Questo dardo. Ok. Così che gli fa più veloce. È quasi morto. Non ci credo, ragazzi, stiamo per sconfiggere il Brain of Cthulhu. Oppure lui che sta per sconfiggere. È morto, è morto. Sta per uccidermi. Sì! È che morto! Ti dato? È morto, ragazzi! Buttiamo via questo. Mamma mia, che forza! Inaudita proprio! Ci ha messo 5 secondi. Vediamo cosa c'ha. Sì, lo so. Cosa ci ha dato? Non ci ha dato niente. Delle tissue sample, che non servono a nulla questa. E basta. Panic! Cosa? Mentre velocità il movimento dovrebbe essere stato colpito. Proviamo a metterlo. Ok, non credo che serva a qualcosa. Questi qui li buttiamo perché tanto ne abbiamo già tantissimi. Vediamo, non mi ha dato niente di utile. Però la wand di Crimson mi piace assai. Invece, vedi che fa piovere. Proviamo a distruggere altri cuori di Cthulhu, però senza spawnarlo di nuovo. Qui sotto ce ne erano altri due. Aiuto! No, che aiuto, ok, ok, sono vivo. Prendo questo. Ah, oh! Ok. Non muori. È noioso. No, no. È stato giudicato un bel gioco dopo Minecraft. Non forse che prima. Ok, via. Margherita un cuscino. Oh, caspita. Allora, cerchiamo il martello. Oh, sì, lo so, sto per annegare. Ok. Vai subito. Questo martello. Rompiti. Non ho letto cosa mi ha dato. Una. Niente. Sei pieno. Lo vede. Devo buttare qualcosa di inutile. Caspita, cosa faccio a vedere cosa mi ha dato? Ah! Ho trovato la soluzione geniale. Guarda come sono geniale. Con l'orb. Questo, ecco. Questo qui adesso mi viene accanto e mi fa vedere cosa c'è. Ah no, è la stessa cosa di prima. Bene, quindi facciamo un'altra bomba lì sopra. E un'altra qui. Ora scappiamo. E prendiamo anche questa. Dopodiché ce ne andiamo a casa. E ti svuoti bene. Già mi svuoto molto. Cos'è? Questo è bello! Molto bello. Summon un qualcosa. Adesso andiamo a casa e vediamo tutto con calma. Ragazzi, è appena atterrato un meteorite. Adesso andiamo a cercarlo. Ma prima vediamo cos'è questo. Questo coso qui è un minion che tipo scorreggia. Summon nerd. È un minion che scorreggia. No, guarda cosa fa. Provid the light. Cosa sta spruzzando? Fa la cacca. Credo che sia sangue. Allora, Summon Nerd to Provid Light. Fa luce questo, quindi. Ma no, era più simpatico l'altro. Sì, appunto. Siccome l'altro vola anche, prendiamo quell'altro. Che fa anche più luce. Questo spara che è una sfera di luce magica. Ok, va bene. Direi che ci l'altro teniamo questo. L'altro scorregge. Ok, andiamo a cercare questo meteorite. Abbiamo raggiunto l'altra parte del mondo e c'è un dormiglione in acqua. Wow. Ragazzi, è arrivato Riley. Ma chi caspita è? Dov'è? È arrivato Riley, si è venuto scritto lì. Riley è arrivato. Bene, è buono a sapersi. A dopo. Il meteorite! Non ho il piccone. Oddio no. No! Non ci posso credere. Vabbè, prendo un albero. Faccio un piccone. Il meteorite, ragazzi, è uno dei materiali più forti del gioco. L'avete trovato? Sì. Non ho neanche l'ascia. Che sfiga, dai! Dovremmo tornare a casa. No! E poi tornare qui. È Napoleone! C'è Napoleone! Allora, adesso ci possiamo fare un piccone di quelli per bene, il piccone dell'incubo. Ok, lo facciamo e torniamo laggiù.
Eccoci giunti sul meteorite. Prendo fuoco se ci salgo sopra. Grazie. Ok, quindi sarà più difficile del previsto. Quello è il meteorite. Sì, sarà più previsto del previsto. C'era una mod in Minecraft che aggiunge il meteorite. Sì. Però c'era il fuoco. Sì, lo so. Ok, sarà molto difficile, ma lo raccoglierò. Aiuto. Ok. Adò.